Allora, qual è secondo te il punto di forza del tuo gruppo, dei tuoi... Della mia squadra? Esatto. Il punto di forza è che cantano bene tutti e tre, molto semplicemente. Io, siccome sono un idealista, penso ancora, mi ostino a pensare che uno che vuol fare il cantante debba cantare bene. I miei cantano bene. E cosa pensi riguardo all'esordio di Elio e le Storie Tese ormai qualche anno fa, dell'opportunità che invece danno questi talent? Sono storie molto diverse rispetto a... Sono diversissime dire. Perché noi abbiamo esordito, appunto, come hai detto tu, su palchetti un po' raffazzonati in giro per tutta la città prima e poi per tutta la Lombardia, e poi ci siamo espansi piano piano, per cui abbiamo avuto modo di capire molto lentamente come muoversi sul palcoscenico, come comportarsi con il pubblico, insomma abbiamo imparato piano piano. Chi invece viene sparato fuori da X Factor, se ha uno, diciamo, svantaggio, è esattamente questo, che viene proiettato in un mondo che non conosce, che non ha mai visto prima, e quindi deve farsi un'esperienza alla velocità della luce. Questo non vale per gli over, quindi io sono contento di essere, o non vale quasi mai per gli over, perché gli over, essendo tali, hanno già un po' di esperienza e magari sono cantanti che hanno già provato e vogliono usare X Factor per fare, diciamo, l'ultimo salto, quello più importante. Ultimissima domanda, quale sarà secondo te il momento in cui ti... cioè, anzi, qual è di solito il momento in cui ti emozioni di più sul palco durante X Factor? Ma io durante X Factor non ci vado quasi mai sul palco, fortunatamente. Sì, dietro la scritta. Emozione no, però tensione sì, quando c'è la proclamazione degli eliminati, quelle sono sempre, sono delle brutte fasi, non mi piace tanto, ma non per me, perché io ho di fianco a me. Va bene, grazie infinite. Allora, siamo qui con il bravissimo Alessandro Cattelano, la terza conduzione di X Factor, lo sai, quindi, perché sei veramente incredibile. Allora, siamo qui per fargli due domande su questa terza edizione targata Sky. Innanzitutto, questo, tu prima in conferenza stampa ci hai accennato che effettivamente alcuni dei volti che sono adesso tra i concorrenti li avevi già un po' adocchiati. Potresti dirci anche solo qualche nome di quelli che adesso sono in squadra con i vari giudici nelle squadre? Ma guarda, in generale io credo che la squadra delle Underdonna si vedeva che era forte, al punto che è stata forse l'unica categoria in cui hai fatto fatica a mandare via delle ragazze, perché anche le tre ragazze eliminate erano molto molto brave. Però quello che mi ha stupito ieri quando ho visto le prove è che il gap con gli altri si è molto ridotto, perché quest'anno hanno iniziato a lavorare con anticipo sui ragazzi, quindi che le ragazze erano brave si vedeva, ma ci saranno delle grandi sorprese, gente che vi stupirà veramente molto. Fantastico. E poi questa X Factor Arena è straordinario, un grande pubblico da quest'anno che seguirà X Factor. Cosa cambia anche in questo per i ragazzi il fatto di esibirsi per un pubblico anche più grande, più importante? Essendo il fine ultimo quello di diventare una pop star, è ancora più realistico quello che poi li aspetterà fuori di qua se avranno successo, perché poi il futuro che noi ci auguriamo per loro sia quello di riempire stadi, palazzetti. La finale si farà al Forum, quindi quello per chi arriverà in finale, per i due o tre finalisti, sarà veramente la prova del fuoco. È un posto che X Factor si merita, perché un programma come X Factor si merita un'arena come questa, ed è un posto veramente magnifico. Ultimissima domanda. No, puoi farmene anche già, già l'altra volta ci avevi anticipato, l'abbiamo visto in queste selezioni, che si sono presentati un po', diciamo, meno concorrenti, indirizzate ad andare un po' alla carlona via. Meno pazzi, esatto. Siamo un po' sentite la mancanza di questa pazzia, sebbene ce ne siano stati, perché li abbiamo visti, Sì, ce ne stati, ti dirò, io sono della scuola di Elio, a me fanno ridere. Cioè, a me i pazzi fanno ridere, se ce n'è meno un po' mi spiace. Però poi tanto il programma non lo fai con i pazzi, il programma, anche quando si parla dei numeri di X Factor, sono numeri che ci fanno piacere perché testimoniano un successo, però alla fine a noi servono 12 bravi, e quest'anno qualcuno è rimasto anche purtroppo fuori nonostante meritasse tranquillamente questo palco, quindi
a me i pazzi mancano, però tanto poi alla fine quello che conta sono i 12 talenti. Grazie mille. A voi.